American, JP Morgan pensa ad un investimento sulla pedemontana e il commissario Vernizzi fa chiarezza sul progetto. Il nostro viaggio tra i quartieri ci porta a San Vito, strade, rifiuti e sicurezza, le priorità dei residenti. Quattro vigili e un'unità mobile, Bassano istituisce il nucleo dedicato ai quartieri, già in corso la sperimentazione. Nasce sull'altopiano di Asiago un progetto per il turismo accessibile, l'US3 pensa ad abbattere le barriere. Nasce in Alta Padovana il Dipartimento di Oncologia Clinica, il malato seguito senza sosta dalla cura alla riabilitazione. Viaggio e crisi, inchiesta tra i bassanesi per sapere se e dove andranno in vacanza. Il Bassano Virtus prende farina e presenta Roberto Candido, sono qui per vincere. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati a consueto appuntamento con informazione di Bassano TG. In apertura ci occupiamo di superstrada pedemontana veneta. La finanziaria americana JP Morgan pensa di investire sul progetto e il commissario straordinario Vernizzi rassicura: nessun problema di liquidità. L'indiscrezione sta facendo discutere e arriva direttamente da oltreoceano. Il mese scorso su un sito finanziario statunitense è comparsa la notizia, ora ripresa dal Covepa, il coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, che la società finanziaria newyorkese JP Morgan starebbe lanciando un finanziamento da 1,5 miliardi di euro in project bond ai promotori del progetto della superstrada pedemontana veneta. So che ci sono contatti in corso, se matureranno entro fine settembre vedremo, insomma. Stando a quanto ha preso, insomma, una delle principali finanziarie mondiali sarebbe disposta a farsi garante per l'emissione di obbligazioni che permetterebbero di finanziare l'opera senza dover ricorrere a prestiti bancari. La pedemontana sono 2 miliardi, 258 milioni, di questi 614 sono finanziamento pubblico, il resto, quindi oltre 1,5 miliardi, è finanziamento privato che poi del concessionario che poi rientrerà con i pedaggi. Questo 1,5 miliardi viene finanziato dalle banche. Una delle ipotesi appunto in esame in questo momento è quella che accennava lei, cioè quella dell'emissione di project bond. Chi acquisterà i bond sul mercato finanziario quindi di fatto parteciperà al finanziamento dell'opera, ma, tiene a precisare Vernizzi, alle ditte appaltatrici e agli espropriati arriveranno soldi sonanti. I project bond verranno venduti, se verranno realizzati, verranno venduti nel mercato azionario, chi vuole li compra. Ovviamente in cambio di soldi. Questi soldi vengono dati poi al concessionario che li utilizzerà per fare i lavori, per pagare gli espropriati, per tutte le cose necessarie, insomma, per realizzare l'opera. Insomma, possiamo stare tranquilli, i soldi ci sono e arriveranno. Guardi, gli espropriati possono stare tranquilli, non verranno assolutamente pagati in project bond. Questo glielo posso garantire totalmente. Abbiamo con noi questa sera il sindaco di Lusiana, Antonella Corradina. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo visto i lavori sulla pedemontana, ci sono anche progetti sui lavori della Valdastico, ma queste megastrutture hanno veramente un'utilità secondo lei? Ma è un dubbio che c'è, che esiste e che hanno tutti, primi fra tutti ovviamente gli espropriati, ma non soltanto, in molti casi anche i sindaci interessati da queste opere hanno dubbi sull'effettiva necessità di queste opere. Per quanto riguarda la pedemontana, il dubbio è naturale ed è quello di dire: ma serviva davvero una strada a pagamento, quindi un'autostrada, o era magari sufficiente un allargamento della strada esistente e senza pagamento di pedaggio, quindi senza necessità di project e soprattutto con un utilizzo del territorio molto inferiore rispetto a quello che è ora. Naturalmente su questo il tema degli espropri sulle proprietà private, che sono in molti casi addirittura giardini o d'altro, ma spessissimo sono terreno agricolo importante di pregio, vigneti, coltivazioni ed altro, con i pagamenti che non sono ancora stati fatti, e questo è un problema serio e importante, nel senso che di fronte a un'opera pubblica è vero che il cittadino, laddove l'opera pubblica sia riconosciuta necessaria, è tra virgolette giusto che il suo interesse privato venga in qualche modo a perdere di vigore e di importanza.
però deve essere giustamente indennizzato, non può ritrovarsi con la mancata coltivazione, il danno, il terreno perso e non avere ancora l'indennizzo. Questo è un problema serio, ma è un problema in generale un po' di tutte le nostre grandi, dico nostre perché interessano il Veneto e in particolare la nostra zona, no? Pensiamo anche al grande progetto che c'era, io mi auguro sia stato in qualche misura accantonato, ma il grande progetto che c'era sulla Valsugana diventava una cosa di questo genere, mentre anche lì la necessità vera, quella che più volte è stata espressa dalle amministrazioni, dai cittadini, è una messa in sicurezza della strada, il superamento e appunto la messa in sicurezza della strettoia di Carpanè. Ma poi non è necessario in ogni caso fare opere mastodontiche di questo genere, che peraltro sono state progettate in momenti in cui anche il nostro sistema produttivo andava in altro senso rispetto ad ora. Si ha a volte la sensazione che non ci sia una valutazione corretta e puntuale delle necessità effettive e che spesso si passi un po' sopra la testa di amministrazioni locali e di cittadini. Un pensiero, una rivalutazione credo che vada fatta, mi pare anche che alcuni anche dei neo consiglieri regionali si siano in questo senso impegnati, mi sembrerebbe un argomento interessante. Quindi tavolo rotondo tra sindaci, regione e valutazioni che... congiunte, certo. Uh-huh. E continua invece il nostro viaggio tra i quartieri di Bassano, dopo quartiere Firenze oggi andiamo a sentire cosa chiedono i cittadini di San Vito. Quali sono le problematiche maggiori di questo quartiere? Beh, le problematiche maggiori sono legate soprattutto a un discorso di un po' di cura delle strade, delle aiuole, eccetera. Però stiamo migliorando, cioè siamo un pochino più seguiti. Anche in questo parco, che dopo il colloquio che abbiamo avuto con Vernillo e il comandante Ruaro, le cose sono migliorate perché poi hanno fatto coordinamento anche con la polizia e con i carabinieri, quindi si sono molto uniti e hanno fatto in modo che con la sorveglianza, come vede, adesso è abbastanza tranquillo. Risalti i problemi di sicurezza al parco di via Quarta Armata, restano invece questione aperta la sede del quartiere e il cavalcavia pedonale di via Piave. A preoccupare poi è la prossima nascita di un'isola ecologica in via Montepertica. San Vito teme si trasformi in una vera e propria discarica. Chi andrà a conferire avrà tutti i suoi disagi, perché noi pensiamo alle persone che magari sono anziane. E il problema è l'isola ecologica, noi abbiamo avuto la brutta esperienza delle campane che erano sempre piene di rifiuti esterni, la nostra paura è questa. Cosa chiederebbe oggi per il quartiere di San Vito? Per il quartiere di San Vito chiederei una maggiore attenzione alle strade, che è una cosa che ho visto che è molto carente. E alle forze dell'ordine, come comune, di porgersi verso le forze dell'ordine, io ringrazio per i passaggi fatti qua in Quarta Armata, però abbiamo altri 2-3 parchetti e anche quelli necessitano di una vigilanza. Bassano del Grappa istituisce quartieri e anche l'altopiano di Asiago ha i quartieri, no? Che si relazionano. Voi come comune siete un po' più contenuti, quindi che rapporti, come gestite il vostro rapporto con i cittadini? Beh, allora, intanto fa benissimo il comune di Bassano istituire i quartieri, perché i consigli di quartiere sono fondamentali, sono importanti per avere un rapporto diretto con i cittadini. Non è evidentemente possibile che l'amministrazione sia presente ovunque in prima persona, ma c'è un passaggio ulteriore attraverso i consigli di quartiere. In alto piano i comuni sono più piccoli e quindi non ci sono i quartieri, ma abbiamo le frazioni. Il mio, per esempio, pur essendo un comune di 2.700 abitanti, abbiamo 4 frazioni, 4 parrocchie e quindi anche lì abbiamo la necessità e abbiamo sempre dei riferimenti, magari non così istituzionali come a Bassano, perché evidentemente è diverso, per cui non ci sono le elezioni o d'altro, ma c'è sempre il gruppo di persone
che si costituisce in comitato, che collabora, che cura il verde, che sistema il parco giochi, che si dà da fare, che annaffia i fiori anche semplicemente, no? Per cui molte volte questo diventa davvero un momento importante di socialità anche, no? Rispetto una alle persone. Una comunità, una grande famiglia. Esattamente, e quindi si assicura in questo modo da un lato la partecipazione dei cittadini, perché le cose importanti che vengono decise per ogni frazione, così com'è per il quartiere nelle città più grandi, vengono condivise come minimo con il comitato, se non addirittura in assemblee, anche se nei comuni piccoli poi è ovvio che è più facile, perché le persone ti conoscono, vengono a casa, ti telefonano. È un rapporto quasi diretto, porta diretto. Oggi pomeriggio io sono stata felicissima perché a un certo punto ha suonato il mio cellulare e ho risposto, era un bambino di 5 anni che mi ha chiamato e mi ha detto: sono Matteo, guarda che il parco lo scivolo del parco giochi vicino a casa mia ha 2 gradini rotti, bisogna aggiustarli. È una cosa spettacolare questa, però evidentemente la partecipazione si fa con proprio i consigli, i comitati, perché le decisioni che riguardano ogni anche piccola comunità devono il più possibile essere condivise, perché se sono condivise si rischia meno di sbagliare. E poi anche magari le cose che ci sono da fare, le iniziative o d'altro vengono appunto supportate un po' da tutti. E proprio per dare risposta alle necessità dei quartieri, il Comune di Bassano ha recentemente istituito un apposito nucleo composto da 4 agenti coordinati dal commissario Giuseppe Primon. Il nucleo in questione sarà presente nei vari quartieri, non solo con gli agenti, gli ex vigili di quartiere, ma anche un vero e proprio ufficio mobile che a rotazione sarà completa a disposizione dei cittadini di tutti i quartieri. In questi giorni è iniziata la fase di sperimentazione in attesa che venga predisposto uno specifico progetto condiviso con i presidenti dei comitati di quartieri. E anche a voi telespettatori chiediamo la questione sui quartieri. Il Comune ha annunciato più attenzione nei confronti dei quartieri, allora a voi telespettatori poniamo il seguente quesito. Il Comune promette di ascoltare i quartieri. Accadrà davvero? Come sempre potete inviarci un vostro MS, un fax oppure una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Ricorderete l'allarme lanciato sabato scorso dal FAI, una frana sta mettendo a rischio il camminamento lungo il Brenta all'altezza dell'Agraria Parolini. Abbiamo portato la questione sul tavolo del vice sindaco di Bassano, Roberto Campagnolo. Sentite cosa ha detto. Il nostro è un territorio, soprattutto nella parte collinare vicino al Brenta, che porta spesso situazioni di questo genere, quindi non sono situazioni semplici da gestire perché servono molti soldi per ripristinare quello che succede. Il FAI e anche l'Istituto Parolini si lamentano del fatto che questo evento si è verificato circa 2 anni fa e da allora hanno visto pochi tecnici del comune e si sentono un po' trascurati. Beh, poi ci sono anche delle valutazioni soggettive, indubbiamente se è successo 2 anni fa saranno usciti a vedere e avranno verificato insieme con la forestale o chi per esso, perché poi le competenze non sono solo del comune in questi casi, che non c'era una situazione di insicurezza. Il problema è se fosse, che bisogna intervenire, che trovare i fondi per farlo. Soggetti interessati le hanno chiesto attraverso i nostri microfoni un incontro per illustrare nel dettaglio la situazione. Sì, ma avevano mandato anche una comunicazione, so che il sindaco si era anche messo in contatto, massima disponibilità, insomma nessun problema. Il nostro territorio bassanese, che è abbastanza pianeggiante, è già a rischio frane. Voi come comune avete qualche problema di rischio idrogeologico? Penso proprio di sì, vista anche... Sì, noi ne abbiamo molto. Tutta la fascia pedemontana ha un grave rischio idrogeologico che viene in particolare dalla situazione di abbandono dei terreni coltivati, e questo accentua ovviamente, oltre ai cambiamenti climatici, accentua ovviamente il rischio idrogeologico. Noi ne abbiamo moltissime frane, l'anno scorso abbiamo avuto per
5 mesi chiusa la strada provinciale di accesso, quindi con problemi molto importanti. Sul rischio idrogeologico bisogna intervenire con un'opera di prevenzione e quindi favorendo la coltivazione e intervenendo proprio sull'utilizzo dei terreni. Bisogna ovviamente intervenire anche sull'emergenza, ma bisogna stare attenti, non si può fare solo politica emergenziale, ma la politica emergenziale diventa necessaria in alcuni casi. Il problema sono i fondi, sono gli enti che se ne devono occupare, prioritariamente la regione che istituisce poi il commissario, che eroga dei contributi che però non sono mai sufficienti. In molti casi devono intervenire direttamente i comuni e su questi interventi è forte la richiesta da parte dei sindaci dell'allentamento del patto di stabilità, cioè il patto di stabilità deve come minimo essere allentato sugli interventi di tipo idrogeologico, di messa in sicurezza anche degli edifici pubblici eccetera, ma anche su questo tipo di interventi. Anche perché ultimamente il Veneto non solo a livello di montagna ma esatto, anche come abbiamo visto in questi giorni con il tornado, è a grosso rischio idrogeologico. Certo. Allora continuiamo invece il nostro telegiornale parlando di un altro argomento, perché si svolgeranno giovedì alle 16:30 nella chiesa di Santa Croce funerale di Dante Calzolato, lo scooterista 37enne che ha perso la vita sabato notte nell'incidente stradale a Granella di Teze. E intanto è indagato per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza alcolica la rosatese 23enne che era alla guida di una BMW 320 che l'ha travolto ed ucciso. Parliamo ora di turismo come risorsa economica di un territorio. L'altopiano di Asiago ne è un esempio, tanto che è stato avviato un mirato progetto di turismo accessibile che abbatta ogni barriera culturale ed architettonica. Il turismo accessibile è l'insieme di quei servizi, strutture e infrastrutture che sono pensate e dedicate ad accogliere quella persona con disabilità o con bisogni specifici e che possono consentire quindi a usufruire di una vacanza migliore possibile l'assenza di qualsiasi problematica legata al bisogno specifico. Quindi questo è il territorio dell'Altopiano di Asiago, già deputato quindi a questo tipo di accoglienza da tanti anni. Sviluppare questo progetto per noi ha significato soprattutto investire nel creare quel tipo di ospitalità che è tipico dei Veneti, ma in particolare dell'Altopiano, quella ospitalità che rende possibile usufruire di una vacanza che sia positiva e che sia assolutamente significativa per la persona con problemi specifici. Allora Sindaco, le chiederemo tra poco qualche novità o qualche cosa riguardante il turismo nel vostro territorio, ma prima voglio fare vedere a voi telespettatori un servizio di vacanze e di viaggi, un connubio più difficile in un periodo che come abbiamo sentito rimane contrassegnato dalla crisi, però abbiamo chiesto ai bassanesi se quest'estate potranno permettersi un viaggio. Con le temperature che oramai si sono stabilizzate verso l'alto, l'arrivo del caldo ha ufficializzato l'estate 2015, sole e belle giornate che invitano alle vacanze, ma a concedersi un viaggio in un'epoca che per molti rimane ancora contrassegnata da difficoltà economiche che invitano al risparmio, non è scontato come lo sarebbe potuto essere fino a qualche anno fa. I bassanesi hanno già progettato come passeranno l'estate? Vorrei farmi un giro, però si cerca di non spendere tanto perché i momenti sono quelli che sono, quindi non c'è tanto purtroppo da poter spendere. Secondo me può influenzare un po' questa crisi, però comunque spero di trascorrere una bella vacanza con gli amici, così in compagnia, divertirci lo stesso. Non ho ancora deciso dove andare in vacanza e la crisi pare che ne stiamo uscendo comunque e vedendo un attimo come sono prese le prenotazioni in giro, sembra che comunque la gente voglia andarci. Vedremo magari nell'arco dell'anno, in inverno, se riusciamo a trovare un'opportunità di fare magari una vacanza fuori stagione. Io in vacanza andrò in Grecia, in Croazia, in Spagna e cioè è influenzato, non nel mio conto perché ho passato, io normalmente abito in Scozia, quindi lavoravo là.
Allora, vacanze all'estero, ma vacanze anche in Italia, e penso soprattutto, visto il caldo, nelle zone montane. Ci auguriamo, soprattutto in Italia e nelle zone montane. C'è un po' questa idea, no? Che vacanza significa viaggio esotico, viaggio all'estero, mentre ci sono luoghi vicino a noi dove si può fare un ottimo turismo e davvero godere di periodi di vacanza corroboranti per lo spirito e per il fisico. L'altopiano di Asiago è sempre stato meta di turismo e si pone in questo periodo in particolare. Stiamo lavorando molto sul turismo in altopiano, anche all'interno della strategia d'area che stiamo sviluppando con la strategia aree interne, perché il turismo è fonte fondamentale per l'altopiano, evidentemente, no? È elemento e momento fondamentale ed è legato ad un ambiente unico che si adatta al turismo sia invernale che estivo. È un turismo, è un ambiente che può essere utilizzato per una forma di turismo che va molto ora, che è il turismo esperienziale. Pensiamo, non so, alle nostre 80 malghe che possono essere utilizzate in questo modo, ed è soprattutto anche legato a quel turismo accessibile di cui parlava prima il dottor Lionello nell'intervista. Ed è un turismo accessibile, che significa che cosa? Che è accessibile a tutti, non soltanto, no? A coloro che stanno bene, e non è nemmeno indirizzato esclusivamente a coloro che hanno difficoltà, perché io credo che la civiltà di un popolo si misura nella capacità di essere accogliente nei confronti di tutti, ed è questo è un motivo di civiltà, ma è nello stesso tempo anche un grande bacino dal punto di vista turistico e del mercato turistico, per cui l'Altopiano sta facendo un grande lavoro in questo senso insieme alla Regione e all'azienda sanitaria. Sono già stati fatti dei corsi di formazione, ma abbiamo in animo anche degli interventi strutturali per rendere, appunto, incentivare il turismo questo all'interno tipo del territorio. Siamo ora alla pagina dell'Alta Padovana. Tematiche sanitarie per l'Alta Padovana: nei due ospedali di Cittadella e Campo San Piero è attivato un dipartimento di oncologia che seguirà il paziente malato in tutto il percorso di cura e riabilitazione. Deve essere il cuore del percorso di cura che integra tutte le attività ospedaliere e territoriali, al fine di garantire una rapida presa in carico e il miglior percorso diagnostico terapeutico assistenziale al paziente oncologico. Così il direttore generale dell'ULS 15, Francesco Benazzi, definisce il nuovo Dipartimento Funzionale di Oncologia Clinica. Composto da una serie di responsabili di unità operative dei presidi ospedalieri di Campo San Piero e Cittadella, vi afferiscono tutte le strutture e i servizi dell'area di pertinenza coinvolte nel processo di cura, assistenza, riabilitazione, interagendo con i servizi di prevenzione primaria e secondaria, con il collegamento nell'ambito dell'organizzazione distrettuale con i medici di medicina generale, i nuclei di cure palliative in tutte le forme di assistenza alternativa al ricovero. Una decisione in sintonia con il piano sociosanitario regionale per dar vita a quelli che ha definito i primi nodi della rete oncologica veneta. Verrà garantito ai pazienti il miglior percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale in relazione al tipo di tumore e alle condizioni di salute della persona. Grazie al coordinamento dei diversi professionisti coinvolti, si potrà garantire una tempestiva presa in carico per il malato e per tutti i suoi bisogni lungo l'intero percorso di malattia, integrando le attività ospedaliere e territoriali allo scopo di indirizzare correttamente e prendere in cura rapidamente il paziente con patologia oncologica, favorendo la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità nei percorsi di diagnosi e di cura. E restiamo in Alta Padovana, perché nel pomeriggio ci sono stati forti disagi lungo la linea ferroviaria tra Cittadella e San Pietro in Gù all'altezza di Fontaniva a causa del danneggiamento dell'alimentazione elettrica provocato dal passaggio di un automezzo. Il nostro telegiornale sta volgendo al termine, io ringrazio il sindaco di Lusiana, Antonella Corradina, per essere stato con noi, ma pongo un'ultima domanda. Quali saranno i progetti dell'Altopiano? Velocemente. I progetti dell'Altopiano sono moltissimi in questo periodo. Stiamo preparando una strategia d'area comprensoriale, quindi per tutta l'area, che possa godere e utilizzare di tutte le fonti di finanziamento che ci possono essere, dai fondi europei alla strategia
aree interne, ai fondi per i territori di confine, in modo da pensare a uno sviluppo complessivo di tutto l'altopiano, anche delle aree marginali, ovviamente in modo differenziato, ovviamente puntando su aspetti diversi, ma che ci possa davvero coinvolgere tutti. È una grande scommessa che l'altopiano ha fatto a se stesso e ai suoi abitanti, e noi come sindaci dell'altopiano, come unione, lo stiamo percorrendo fino in fondo. Quindi ci auguriamo di vincere la scommessa. Grazie. Grazie sindaco della sua presenza. Grazie a voi. Io vi ricordo invece focus questa sera sul tornado che sta devastando la Riviera del Brenta e il rischio che possano formarsene anche altri. Ospite del nostro direttore questa sera a partire dalle 21.05 ci saranno le persone colpite dal tornado con le loro storie. Inoltre ci saranno Renato Boraso, Paolino Barbiero, Deborah Varaschin, Marzia Taschetto e Francesca Materazzi. Come sempre anche i vostri sms che verranno letti e commentati durante la diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.